attivo per il Napoli, Massimo. Sì, è stato l'arbitro della qualificazione in Champions, il suo Verona, un Verona diverso rispetto a quello che abbiamo visto nelle ultime settimane. Quanto è stato difficile? Subito una grande cagata. Grazie, cioè, non bisogna portare rispetto, perché se non segui non puoi parlare così. No, cioè, tu devi portare rispetto, perché no. Vai a vedere le prestazioni, come ha giocato la squadra. Cioè, non si fa così. No, non deve finire proprio niente. Con lei non parlo, perché devi portare rispetto. No, a me mi sembra una mancanza di rispetto. No. Se mi fa finire la domanda, no, mi sembra il suo. No, non deve finire proprio niente. Sì. Lei manca rispetto, no? Io dico, guardi, secondo me mi permetto, non hai interpretato bene quello che voleva dire Massimo, non è il caso di fare finire, io dico, abbiamo visto un Verona con una carica diversa. Di nuovo, manca di rispetto. Manca di rispetto. Perché non ha visto le partite, la carica con cui ha giocato la squadra. Manca di rispetto. Manca di rispetto, la mette in un modo non giusto. Manca di rispetto di brutto. Nessuno sta dicendo, nessuno sta dicendo che non vi eravate impegnato nelle altre oggi di più, tanto per essere chiari, nessuno sta dicendo questo. Ma nessuno lo sta dicendo, ma solo da voi. Nessuno lo sta dicendo. Se potete fare le domande, io non ci sto con questo atteggiamento che prima no, oggi sì, e roba così. Ha dato sempre il massimo. Questo comportamento è in Italia inaccettabile. Non esiste, mi devi chiedere scusa. Questa è una vergogna, tuo pensiero. No, piano, io mi capisco tutto, ma piano, è meglio così, perché sta prendendo una piega veramente brutta. Massimo, solo per darti l'ultima parola, perché è giusto che sia così. Nessuno di noi intendeva sottolineare o anche supporre che Verona questa sera si sia impegnato nelle altre partite, no? Qua al club abbiamo sempre detto che il bello era che tutte le squadre si sono impegnate fino alla fine, lo sottolineiamo. Ma io la mia domanda era: quanto è stato difficile motivare la squadra per fare questi ultimi 90 minuti, come non è riuscita evidentemente nelle precedenti partite? Non credo che sia una domanda faziosa, tendenziosa, né che volesse insinuare nulla di che. E poi, se Juric evidentemente viene da una partita molto nervosa, non è un problema nostro, cioè, noi facciamo le domande. Non mi sembra che fosse una domanda assolutamente tendenziosa, perché Verona ha giocato una grande partita, quindi. Sì, ma...